La loro insieme ha reso la pillola anticoncezionale a pagamento. Ma non è questo oggi. Ah, non è questo, è la distribuzione della pillola. Non è un problema. È la distribuzione non della pillola. Non è un problema che solo chi non può pagare pillola, non è un pagare per i giovani. Per i precari e per chi i soldi non ce li ha e vive nelle case popolari. Il problema c'è solo che a voi non vi***o, con tutto il rispetto. Vabbè, io capisco che tu sei arrabbiata. No, ma lei non lo deve capire. La persona sbagliata te la prende. Scusi, lei che cosa rappresenta? Io rappresento... Presidente, dobbiamo fare la sì, io che cosa rappresento? Io rappresento dei principi lei e dei valori. Ma si vede che non li rispetta, mi dispiace tanto. Bene, perché i vostri principi e valori sono periferici, perché noi nelle periferie non ci abbiamo accesso a nulla, non ci abbiamo servizi, quindi vi prego, ve ne andate da questa piazza, perché voi non rappresentate le rivendicazioni di questa piazza. Ve ne andate subito, perché le donne qua, le compagne, ve ne dovete apprestare per avere diritto alla porta accessibile e gratuito, non ce l'hanno anche per colpa sua. Voi ce l'avete, non ce l'abbiamo, perché ci sono delle donne che in Parlamento l'hanno voluto e hanno lottato per questo, quindi la rottura tra il Parlamento e il fuori non si può, non si può, è una grande ma tutte unite con lei. Allora, sa perché non siamo unite? Perché c'è proprio una differenza, che a lei delle persone che stanno nelle case popolari, nei quartieri popolari, non gliene frega niente. A me sì, e quelle persone le difendo. Lei mi dice, il problema è la distribuzione della pillola, però ripeto, non mi ha risposto sui tagli che sono stati fatti alla sanità, sui consultori che sono stati chiusi e su una legge che non viene applicata, una legge su carta, la 405, di cui a quanto pare non conosceva manco l'esistenza. Vedi, se tu adesso devi fare questo show, perché... No, non è lo show, io voglio che lei se ne vada. Le vostre di chi? Le vostre del suo partito, del PD? Di quelle che sono state fatte fino ad ora, che ha reso ma questa manifestazione necessaria. Partito che difende questa legge. A me non mi è sembrato. No. Allora ve la difenderà Fratelli d'Italia questa legge. No,